Ecco la figlia di Messner. Non mi è sembrata un'idea molto furba la tua. Dopo aver parcheggiato presso il centro fondo Campolongo, parcheggio a pagamento, non economico diciamo, 200 metri prima del parcheggio, quindi tornando indietro, parte il sentiero, o meglio la pista, per il forte Campolongo. Tempo di percorrenza circa 30 minuti. Pronti via. Ce ne arrivo al forte Campolongo, forte costruito per la prima guerra mondiale, restaurato poi circa 10 anni fa con dei fondi europei, hanno recuperato un po' i locali. Chiaramente qua c'è una marea di gente, ma non riusciamo a scavarla tutta. Questo è l'ingresso. Thank you.
fatto bene, la punta. Dopo la visita al forte si torna indietro per circa 200 metri fino a incontrare questo cartello che indica la caverna dello Chasson e il rifugio nello Campolongo. Praticamente si fa un anello tornando al rifugio passando per la caverna. Ecco qua, c'è ghiaccio, non è più una strada forestale ma un sentiero completamente ghiacciato e quindi si fatica. Andiamo su piano piano, cercando di dare meno sederate per terra possibile, non tanto per il sedere quanto perché nello zaino ho il drone. Strada impervia, sotto queste pietre c'è ancora tanto ghiaccio e si scivola, e poi c'è anche molto vento, sentite, bello il rumore, eh? Col ghiaccio si scivola. Allora, riprendiamo il nostro percorso dopo 3 o 4 o 5 scivolate, di cui una spettacolare mia, che poi ho fatto chiaramente mezzo chilometro col sedere scendendo, si riva verso la caverna. Thank you.
eccoci arrivati alla grotta. È un pozzo realmente enorme. Se non ricordo quanto sia sto pozzo, dovrebbe essere 45 metri. Primo salto, minchia canastro. È tutta la lastra qua. Ecco il pozzo. Di lì poi parte la grotta. Qua c'è l'ingresso. Ecco. Siamo arrivati al rifugio Campolongo. Abbiamo fatto un anello facendo Forte Campolongo la grotta. Più o meno sono circa 5 km, 4 km, 9, 5 km, dislivello non eccessivo, penso intorno ai 150, 200 metri in massimo. Questa stagione comunque, anche sulle piste battute, proprio per questo perché sono battute, sono tutte ghiacciate, quindi ciaspole o meglio ancora ramponcini. Questo è il parcheggio. Siamo riusciti per fortuna nel pezzo di ritorno, che era leggermente più incasinato, a non incontrare nessuno. Adesso tra un po' siamo di nuovo nel mezzo dei vacanzieri. Bel giro, molto panoramico. Peccato per il troppo vento che mi ha limitato l'uso del drone. Quindi qualcosa siamo riusciti a fare, ma non esattamente quello che avevo intenzione di fare. E anche questa andata lascerò poi nelle note la traccia GPX del percorso. Diciamo che per arrivare al forte non c'è bisogno, perché comunque è una pista battuta e ben segnalata. Per il pezzo di ritorno, passando dalla grotta, visto che c'è neve, sentiero non sempre evidente, quindi la traccia sicuramente può venire utile. Prende, ancora un po' caldo, parlo l'ennesima volta, vai.